Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, ha partecipato alla riunione delle assemblee regionali che hanno aderito al documento depositato il 30 settembre in Cassazione per chiedere un referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale. 8 le regioni favorevoli: Abruzzo, Liguria, Basilicata, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Sardegna, Lombardia e Piemonte. Cicala si è detto fiducioso dell'esito positivo sulla decisione. Ai nostri microfoni al termine dell'incontro. In questo momento la Cassazione è ancora ferma, in verità sappiamo che per dicembre darà il suo parere e quindi siamo in attesa. Ovviamente noi ci aspettiamo che venga accolta, come giusto che sia, a nostro avviso ovviamente, in quanto abbiamo desiderio di dare voce ai cittadini, agli italiani, affinché siano loro a poter, col loro voto, appunto, dare ed esprimere un giudizio su quella che deve essere la futura legge elettorale che, come ben sappiamo, riguarda tutti gli italiani. Il senatore Calderoli ci ha convocato proprio per fare il punto della situazione, per valutare le strategie future, per renderci edotti su quanto sta accadendo e sui successivi step, come vogliamo appunto organizzare la macchina in tal senso. Noi siamo molto fiduciosi, in quanto abbiamo lavorato alacremente, con intensità. Poi il senatore Calderoli è risaputo, no? È molto molto preparato su questa attività legislativa e quindi abbiamo dato tutto il massimo che si potesse offrire.